Si chiama ISDP ed è la tecnica che utilizzo io con i miei pazienti per combattere depressione, ansia e disturbi psicosomatici. Ma vediamo in questo video in cosa consiste. La tecnica di ISDP è una tecnica di psicoterapia breve messa a punto negli anni 50 dallo psichiatra Dallo. Attraverso un approccio vis-à-vis e un atteggiamento attento e costantemente attivo da parte del terapeuta, rappresenta uno strumento estremamente efficace e di breve durata con varie tipologie di persone. È una tecnica ritenuta completa ed efficace, con un numero di sedute ridotto rispetto alla terapia classica. Lo scopo principale, come tutte le psicoterapie, è quello di rimuovere i sintomi. La filosofia di questa tecnica è quella di permettere un cambiamento in un lasso di tempo conveniente. Ma qual è il ruolo del terapeuta nella ISDP? Il ruolo del terapeuta risulta particolarmente attento rispetto a un ruolo di osservatore neutrale. Il terapeuta che utilizza questo tipo di approccio cerca di scoprire le emozioni represse. Vivere l'esperienza emotiva, infatti, rappresenta il veicolo della trasformazione, in cui il paziente viene invitato a sentire, sfidare e assumersi le responsabilità di cambiamento. Su quali problematiche è efficace la ISDP? Da studi recentissimi risulta che l'ISDP sia efficace con problematiche quali disturbi ossessivi, disturbi di personalità, attacchi di panico, disturbi d'ansia e disturbi fobici. Con i sentimenti, le emozioni che riaffiorano tramite la terapia breve fanno sì che avviene una brusca caduta della tensione, dell'ansia e di tutti i sintomi fisici e delle difese. Il paziente sperimenta quindi una nuova situazione in cui le difese e i sintomi associati ad esse vengono meno, così come era prima del trauma della situazione antecedente ai sintomi. Quindi vediamo che il paziente subisce una sorta di sblocco emotivo che lo rende naturalmente libero di vivere senza i sintomi e altre situazioni che poi l'hanno portato in terapia. Per avere maggiori informazioni riguardo alla tecnica, vi invito a guardare il link che ho messo sotto e magari a contattarmi se volete avere maggiori chiarimenti. Se vi è piaciuto il video, naturalmente ci tengo che vi iscrivete al mio canale.